Ciao pagliacci e pagliacce, qua è il vostro Megozzo e ben ritornati a Bomba sul mio canale e in questo nuovo video, attenzione, news importanti riguardante il mondo di Fortnite delle skin. Ebbene sì, perché è da un po' che stanno girando delle immagini molto particolari di nuove skin segrete che ancora non ci sono nel gioco e che quindi molto probabilmente tra una o due settimane, anche nei prossimi giorni, sicuramente vedremo. E quindi ho pensato di portarvi questo video velocemente per parlarvi delle skin, perché ci sono skin, nuovi ombrelli, nuovi zainetti e nuovi picconi da vedere insieme. Quindi siccome ce ne saranno, penso che siano 5, 6 o 7, non mi ricordo esattamente quante siano, fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita, perché adesso le andiamo ad analizzare e vediamo insieme qual è la più figa, il probabile costo dei V-Bucks, tutto quanto, insomma, capiamo insieme anche un po' tutto in generale. Ok, allora ragazzi, come vedete vi lascio un piccolo gameplay qui a fianco in sottofondo, così non vi lascio appunto, non vi annoiate, avete anche qualcosa da guardare, un piccolo gameplay veloce a pinnacoli con una vittoria reale che ho fatto proprio, mi sembra, 5 minuti fa, vabbè. Comunque, parliamo di quello di cui dobbiamo parlare. Allora, come prima cosa, spero vi possa piacere il gameplay e tutto il resto, quindi mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale perché vedremo ogni tipo di cosa, news, gameplay, ignoranti e tanto altro, quindi se il video vi piaceva alla fine mi raccomando, like e iscrivetevi che ci conto. Allora, come prima cosa, vi voglio far vedere un paio di skin che vedremo adesso, quindi le vedrete qui, ci saranno un po' a schermo. Molto particolari. La prima che voglio farvi vedere, ragazzi, è questa qua, che secondo me merita veramente tantissimo, cioè nel senso è fatta in un modo particolare, ricorda molto la skin del Nabo. Questa qua che vedete, che si chiama skin Galaxy, no? Allora, questa skin qua è, ha anche, diciamo, appresso per ora, non si sa, non ha né zaini né niente, ma penso verranno introdotti successivamente, perché è una delle tante, perché ce ne sono tante altre, quindi non è che ci sta solo questa, ce ne sono altre 5 se non ricordo male. E molti dicono che sarà disponibile soltanto per chi avrà, se non mi sbaglio, Fortnite su Android, quindi su Samsung, quindi sarà disponibile soltanto per gli utenti Samsung, però questa è una voce che gira. E questa è, diciamo, la prima skin che abbiamo. Dopodiché, andando avanti, voglio farvi vedere la skin che a me sicuramente, ragazzi, piace tanto, che è questa qui che vedete, che è il Sushi Master, cioè sarebbe il maestro di sushi. Quindi verrà introdotta anche questa skin con il maestro di sushi, con sicuramente questo zainetto qui, che appunto fa parte del simbolo dello chef. E inoltre anche probabilmente ci saranno anche altri balli, che vedremo poi, i balli li vediamo tutti quanti alla fine, che ovviamente saranno legati a queste skin, quindi saranno balli, che ne so, per lo chef, balli per la skin Galaxy, eccetera. Ok, dopodiché dobbiamo vedere assolutissimamente le due skin che mi piacciono di più, che sembrano essere dei motociclisti futuristici, sì, diciamo così. Infatti vedete, abbiamo quello di sinistra che si chiama Overtaker, che sarebbe il motociclista futuristico maschio, e quello di destra che sarebbe il Whiteout, che sarebbe la motociclista futuristica che hanno già, tipo, se non ricordo male, già visto, ci sono già il paracadute, c'è già il sia per uno che per l'altro, ci sono sia lo zainetto, quindi come vedete li vedete anche adesso, però penso, non ne ho idea del sinceramente del piccone, non ne ho ancora idea, però Del Sushi Master l'abbiamo visto prima, del maestro di sushi l'abbiamo appena visto. Visto che stiamo, faccio vedere anche altre skin, perché non sono finite qui, attenzione. Abbiamo anche, poi vedremo anche altri deltaplani nuovi. Continuando con le skin, perché dobbiamo contare con le skin, ci sono due skin molto particolari che ricordano molto gli anni 80, 60, 90, non mi ricordo. Infatti c'è, ragazzi, la skin del Mullet Murader, che sarebbe un uomo di over 50 che si veste per andare a ballare in discoteca. Infatti, come vedete, è molto divertente come skin. E penso che il suo zainetto, il deltaplano e il piccone siano rispettivamente questi che vedete qui. Quindi il ciclone, si dice che si chiamano ciclone, il bombox, sicuramente non so se sarà un piccone il bombox, ma non penso, sicuramente sarà qualcosa che sarà legato al zainetto, sì, questo sarà sicuramente lo zainetto, ragazzi. E poi dopodiché abbiamo anche la versione femminile, infatti c'è l'aerobic assassin, che sarebbe questa donna qui che vedete, è la skin femminile della versione che abbiamo visto fino adesso, no? Infatti come vedete è molto molto simile, cioè
l'outfit che hanno sono uguali, non so, che uno è maschio e uno è femmina. E Plate, zainetto questo qua, questo penso sia lo zainetto, sì, quasi sicuramente. E questo qui potrebbe essere invece il piccone della donna, molto probabilmente anche dell'uomo, non lo so, magari è un piccone unico, non si sa, non lo sappiamo, però penso potrebbe essere questo. Poi stiamo andando in ordine, perché comunque vi dirò anche più o meno quanto costano queste skin, perché costano un botto, no, non è vero. Queste skin che avevo visto finora sono sicuramente tutte epiche, però ce ne sta un'altra, ora andremo anche ad analizzare questa. Vediamo l'ultima skin epica, che è quella che è più amata da tutti, che sicuramente comprerò anche io, che è il burger, ragazzi, no? Il burger, che è semplicemente un uomo con la testa di hamburger, che possiamo trovare ora a Parco Pacifico, che prima era, ragazzi, un po' di tempo fa, e poi è stata teletrasportata. Vi faccio vedere che ci sono anche rispettivamente la pala, c'è la pala, scusate, c'è il piccone, c'è lo zainetto, c'è anche il deltaplano, no? Che sarebbe rispettivamente uno zaino di patatine, e poi la pala sarebbe tipo quella che usava SpongeBob, non so, non si chiama pala, si chiama attrezzo da cucina, non mi ricordo, fa anche il rumore, non so se si sente, vabbè. Insomma, è quell'attrezzo là. Ora non mi viene in mente il nome, però è questo qui. E poi infine abbiamo il paracadute, che sarebbe un mezzo panino con un ketchup e maionese in mezzo. Insomma, molto figo anche questo. E devo dire che ci sta anche molto, perché c'entra con l'argomento. Queste sono tutte skin epiche, quelle che abbiamo visto fino ad ora, tranne quella del sushi master, del maestro del sushi, che si pensa che costi sui 800-1000 V-Bucks, mentre tutte quelle che abbiamo visto finora, quindi i motociclisti, il Galaxy e i due tizi vestiti come se dovessero andare in discoteca negli anni 80, ragazzi, si pensi che costino intorno a 1600-1800 V-Bucks. Mentre adesso, attenzione, momento di serietà, perché oddio, che sta succedendo qua? No, stanno mettendo una jump, ok, perfetto. Momento di serietà, perché adesso arriva la skin leggendaria che molti aspettano, volevano vedere, insomma, si aspettavano di dover vedere. Ok, bene, questa è l'ultima skin che vi voglio far vedere, che sarebbe la skin del panda capo leader. Ricorda moltissimo una skin molto simile a quella dell'orsacchiotto che già conosciamo, però ovviamente quella del panda è tutt'altra cosa, che in molti la stanno aspettando, vedete, è molto versione femminile, insomma, si capisce, non devo starvelo a spiegare io, anche perché abbiamo visto già molte skin simili in passato. E cosa rappresenta questa skin? Un panda, un fottuto panda, niente di più, niente di meno, che ha il bambù messo come zainetto, se non sbaglio, questo bastone qui, che sicuramente, vabbè, quello avevo fatto già vedere, era del Galaxy, no, niente, ragazzi, ma per ora, ragazzi, c'è il bambù che si pensi sia lo zainetto, e non penso sia qualcosa per spaccare, perché non avrebbe senso un bambù come spaccare. E questa, ragazzi, si pensi che costa addirittura, arriva a costare 2200, 2000 sicuri, forse anche 2200, non ne sono sicuro io, sicuramente, però costerà tanto, non tantissimo, però 2200 sicuri spendete. Queste, diciamo, sono le skin, i picconi, i zainetti e successivamente anche i deltaplani che arriveranno su Fortnite. Mentre adesso ci sono anche dei nuovi balli che potete vedere qui a schermo, ma ci sono solamente gli screen, ragazzi, perché sono dei balli che ancora non sono stati rilasciati, però hanno assolutamente i nomi in inglese. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balli che usciranno, di cui 3 sono epici, 3 comuni e 3 normali. Quindi penso che li troveremo successivamente. Direi che spero il video vi sia piaciuto, anche perché stiamo andando in safe, quindi abbiamo visto tutte le skin. Ci tenevo a farvi vedere anche un'altra cosa, visto che ci siamo. Allora, a schermo potete vedere tutti i nuovi zaini, dal bambù alla radiolina a quello dello chef e tutto il resto di tutte le nuove skin che usciranno a breve. Quindi sono skin che ancora nessuno conosce, perché, ragazzi, ho chiesto in giro e ancora c'è gente che non conosce queste skin. Mentre successivamente vedete qui alcuni balli che vi ho messo prima, però quelli sono i più completi, che potrebbero essere i più belli, che sono questi balli, riusciamo a capire che sono balli perché li troviamo nei file di gioco, quindi siamo praticamente sicuri. E poi qui, come potete vedere, ci sono delle varie schermate delle sfide di caricamento che ci saranno nella settimana 5 e nella settimana 6, quindi sono semplicemente delle schermate. Bene, direi che abbiamo visto tutto, i personaggi abbiamo visti, nuove skin viste, zaini, deltaplani, picconi e tutto, quindi penso che anche la partita stia per
finire perché siamo rimasti, ecco, ora ammazzo questa, penso che l'ammazzo questa, sì. Penso che la partita sia quasi finita, ragazzi, anche perché siamo 3 contro 1, per cui molto in mente la partita è finita. Bene, quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto, un bel mi piace se sono stato utile con questa nuova news, quindi iscrivetevi anche al canale, fatemelo sapere, mi raccomando, se vi è piaciuto il video, se vi piacciono queste skin e qual è la vostra preferita nei commenti. Quindi qui è Megozzo che vi saluta con una bella vittoria reale, vi ricordo di venirmi a seguire su Instagram in tutti i prossimi video se avete essere salutati. Ciao Megozzo, ragazzi, grazie a tutti per la visione, bella vittoria reale, nuove skin in arrivo e noi ci becchiamo al prossimo video di Fortnite. Ciao!